Funzionari delle motorizzazioni civili di Reggio e Pistoia, titolari di autoscuola e semplici candidati per ottenere la sospirata patente di guida, complici dell'illecito secondo gli inquirenti. La procura ha chiesto il rinvio a giudizio per tutti gli imputati che hanno chiesto il processo con rito ordinario. E sono esattamente 80, solo due gli imputati hanno scelto un percorso processuale diverso, restando in abbreviato. Si è tenuta nell'aula bunker la requisitoria dell'udienza preliminare dell'operazione Senso Unico, l'inchiesta della Guardia di Finanza che ha scoperto il business delle patenti facili sull'asse di Reggio Toscana con la corsa alla patente di guida facile facile, con l'escamotage di beneficiare così di una gigantesca corsia preferenziale in sede di esame dopo aver sborsato parcelle di anche 10.000 euro per dibrare noiose bocciature. Questa è la tesi dell'accusa, a provare ovviamente nell'eventuale dibattimento in tribunale che ne scaturirà che i pubblici ministeri Sara Armerio e Nunzio Salvo hanno ribadito, sottolineando e rimarcando nel corso della loro discussione, concludendo con la richiesta di rinvio a giudizio per tutti. Nessuno escluso, respinta addirittura una richiesta di patteggiamento della pena. Registrata la posizione dell'ufficio di procura, il processo senso unico ritornerà davanti al giudice dell'udienza preliminare, Antonino Foti, per registrare la prima tornata di discussioni difensive, arringhe che si esauriranno in due udienze. Pagavano per ottenere la patente e questo è il cuore dell'accusa dell'indagine avviata nel marzo 2021 dai Baschi Verdi delle Fiamme Gialle. Un'indagine minuziosa e analitica con cui sarebbe stata smantellata una vasta organizzazione che ruotava attorno al coinvolgimento di 11 funzionari della motorizzazione civili di Reggio e Pistoia e un paio di titolari di autoscuole, procedendo contestualmente al sequestro preventivo di 5 società esercenti e le attività di autoscuole, scuole di pilotaggio e nautiche del loro patrimonio aziendale. Le Fiamme Gialle rimarcano a sostegno dell'accusa che alcuni candidati avrebbero superato gli esami di teoria quiz con procedura informatica pur con il PC spento, mentre una candidata avrebbe conseguito l'idoneità ai quiz pur essendo rimasta fuori dall'aula d'esami.